Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 2000 è tornato e dunque oggi siamo su un video un po' particolare, praticamente una specie di video tributo, nel senso che ho abbandonato, diciamo, le lotte su Pokémon X e Y per concentrarmi nelle lotte su Omega Rubino e Alpha Zaffiro. E, devo ancora bridare il primo team. Devo ancora entrare un attimo nel metagame perché preferivo prima completare il Pokédex, comunque mi manca poco. E ho voluto fare quindi, prima di iniziare, diciamo, come video tributo di abbandono X e Y, una lotta con il mio team dell'avventura di Alpha Zaffiro contro un altro team dell'avventura di un avversario, che in questo caso è Lost, ovvero Lost Storm 96, il mio amico. Anche lui col team dell'avventura. E ho voluto fare questa lotta perché è anche un po' un ritorno, diciamo, a come lottavamo io e lui, ma come lottavano tutti prima dell'introduzione del battling competitivo. Dai, dopo aver visto questa lotta, non ditemi che nessuno di voi lottava così, perché allora, premessina veloce, poi iniziamo. Un paio di predit, diciamo, le abbiamo fatte in questa lotta, no? Perché erano cose ovvie adesso con la nostra mentalità, però davvero è una lotta veramente allo stato primordiale, quindi direi di dare inizio a questa lotta, ragazzi, che mi è piaciuta molto, davvero. E questo è anche, come dice il titolo del video, anche uno speciale per questo Natale, appunto, che volevo portarvi, che è il secondo Natale che trascorriamo qui sul canale, tra l'altro. Cazzo, sono già vecchio, sono... Comunque, iniziamo questa lotta, premessa distruggente, distruggente non si può dire, premessa sfiancante, direi che possiamo iniziare questa lotta, ragazzi, ok? La iniziamo? Non la iniziamo? Allora, fra 3 secondi inizio. L'avevo detto. Ok, parte la sfida con Lost, faccina sorridente. Mando in campo Armaldo. Allora, lui manda in campo Fairy, ovvero la sua Beautifly. Dunque, la ritira subito dalla lotta. Manda in campo Yagura, ovvero Swampert. E io, vabbè, qua ho fatto falso finale perché le altre mosse di Armaldo non avevano effetto su Beautifly. E date le scarse difese di Beautifly, avrei potuto fare falso finale comodamente. Tuttavia, su Swampert non ha effetto, ritiro Armaldo, metto Wailord. Non mi aspettavo l'idrovampata, sinceramente, non me l'aspettavo per niente. Lui me la fa. Io comunque avevo Idrovelo che impedisce al Pokémon di venire scottato. Quindi, no problem. Dunque. Qua Andrea ritira Swampert dalla lotta, manda in campo Happy è... Ok, Ludicolo, che mi devo ricordare. Ludicolo, io purtroppo Wailord da 4 mosse di tipo acqua. Era meglio se li avessi messo anche Geloraggio, ma vabbè. Idropompa che non fa niente, niente di niente a Ludicolo. A questo punto sono io a ritirare Wailord, mandare in campo Swallow, perché Swallow potenzialmente faceva dei buoni danni a Ludicolo. Qua lui utilizza Surf. Surf mi procura seri danni. Lo ritira dalla lotta. Io non sono stato lì a predittare, sono andato di Brave Bird, ovvero Baldeali. Comunque mette in campo Titana, la sua Aggron. Che il Baldeali, cioè, non ne fa, non si fa niente. Ora. Vabbè, contraccolpo misero, ovviamente. Io qua purtroppo mi scliccato in questo secondo turno. Io volevo fare rimonta per mandare Titana a pochi PS. Purtroppo mi è scriccato, ho premuto velocemente, ho fatto ancora Baldeali, allora lui, diciamo, per fair play ha fatto una mossa scrausa, ha fatto rivincita. Solo che questa rivincita è bastata a mandarmi KO, ma non importa comunque. Quindi anche Swallow finisce KO, poverello. Ho fatto una rima senza volerlo, sono proprio un pirla. Comunque, abbiamo qua un Aggron che è a dir poco fastidioso. Metto in campo Torkoal. Allora, ho tentato marchiatura. So bene che è di tipo roccia acciaio Aggron. Ho voluto comunque tentare marchiatura perché poteva anche scottarlo. Tuttavia evita l'attacco dopo avermi sferrato un pietrataglio super efficace. Ne approfitta. Andrea utilizza maledizione su Aggron. Io sono andato, come si vede in qualche meme anche di Facebook, sono andato di terremoto. I'm earthquake, you motherfucker, proprio. Terremoto che procura anche dopo la maledizione ingenti danni ad Aggron. E vengono in parte compensati dagli avanzi. Lui utilizza rivincita. Allora, rivincita è una mossa che toglie
metà della vita rimanente di Torkoal, e grazie al Bitorzo Lelmo e combinato a quest'ultimo terremoto, mi permette di mandare KO Aggron. Ho avuto un po' di fortuna anch'io, ecco. Quindi Titana va KO, un Pokémon per lui, un Pokémon per me. Ma rimanda in campo Farry, ovvero Beautifly. Io immaginavo avesse il focal nastro, tuttavia sono andato per lanciafiamme. Pardon, ho burpato. Sono andato di lanciafiamme dopo che lui utilizza le danza. Le danza, e quindi il lanciafiamme non lo porta neanche ad utilizzare il focal nastro, ma no, no problem. A me bastava romperglielo. Ronzio, sufficiente a mandare KO Torkoal, anche dopo il potenziamento delle danza e aiuto insetto e la stab. E sti cazzi. Allora, mando in campo Flygon. Qui avevo visto il suo Altaria, ho detto non faccio una mossa drago, però poi mi sono ricordato che era di tipo folletto solo quando Mega evolveva. Tuttavia ormai era troppo tardi perché avevo già fatto Sgranocchio. Sgranocchio, dopo un ronzio che mi quasi sciotta Flygon, è sufficiente a mandare KO o cosa. Beautifly. Dopodiché ritorno in campo Epic, ritorno in campo Ludicolo, utilizzo Dragofuria. Dragofuria, per fortuna non ho missato. Dragofuria procura seri danni a Ludicolo, ma non lo manda KO. Io purtroppo per il Bitterzo Elmo vado KO con Flygon e scopro il gelo raggio su Ludicolo, vabbè. Rientra in campo Armaldo. Ora, grazie a Rapid Artigli, ragazzi, lui aveva fatto gelo raggio e grazie a Rapid Artigli utilizzo terremoto, quindi proprio ancora della serie Earthquake o Malapaca. Mando KO Ludicolo. Dopo Ludicolo entra in campo Kairi, ovvero Gardevoir. Mi utilizza Forza Lunare. Io resisto discretamente con Armaldo, sì. Utilizzo di nuovo terremoto e speravo di fargli seri danni, ed è quello che faccio. Poi qua si riattiva di nuovo Rapid Artigli. Io quanto ho amato il Rapid Artigli in questa generazione, perché in tutte le lotte della storia mi ha attaccato sempre per primo. Anche qua mi ha attaccato per primo KO Gardevoir con un altro terremoto, appunto. Terremoto. siamo in parità più o meno, si fa per dire. Di nuovo Rapid Artigli, tuttavia qua non ho utilizzato terremoto, ho voluto provare breccia perché pensavo di fargli più danni, ma alla fine secondo me gli avrei fatto gli stessi danni sia con terremoto che con breccia. Comunque mi becco in pieno la frana e anche Armaldo purtroppo finisce KO. Mando in campo Sceptile, siamo quasi alla fine ragazzi. Mando in campo Sceptile, due Pokémon per lui, due Pokémon per me. Ovviamente Mega Evolvo e ho utilizzato la mia mossa più potente, appunto, che nel caso di Sceptile è Verde Bufera. Bam! Spara, fallo fuori, fagli male. Notiamo qui un calo nell'attacco speciale che verrà subito compensato, però. Mando in campo Nemba, ovvero Altaria, sull'ultimo Pokémon. Ritiro Sceptile per riportare in alto l'attacco speciale. Mando in campo Wailord. Perché so che avrebbe mega evoluto, quindi non ho fatto doppio colpo, perché non sarebbe stato efficace ora che assume il tipo folletto. Mando in campo Wailord. Purtroppo sarebbe stato meglio dargli il gelo raggio, avrei avuto più possibilità di vittoria, ma vabbè. Altaria utilizza volo, io recupero con avanzi, ora vedo che utilizza volo. Dopo aver analizzato quale fosse la statistica più alta tra i due attacchi di Wailord, ho optato per utilizzare cascata. Perché ha 20 punti in più in attacco rispetto all'attacco speciale. Anche se non si nota, come abbiamo potuto notare, non si nota. Dunque, qui mi fa Dragartigli, ovviamente ho resistito. Faccio di nuovo cascata. Cascata, proprio volevo indebolirlo il più possibile prima di rimandare in campo Sceptile per utilizzare l'ultima mossa, diciamo, la famosa ultima mossa. Recupero con avanzi, ma non basta per resistere a un altro colpo di Nemba, da Altaria. Quello purtroppo finisce KO. Quindi, un Pokémon a testa, scontro tra mega evoluzioni, ragazzi, mando in campo Mega Sceptile, 9000. Utilizzo di nuovo Verde Bufera nella speranza di mandarlo KO, tuttavia non succede, ragazzi. E a detta sua questo Dragartigli non sarebbe bastato mandare KO Sceptile, a detta mia l'avrebbe mandato KO, ed è quello che succede purtroppo. Non mi aggiudico questa vittoria, ma non importa perché è stata comunque una bella sfida, anche se abbiamo utilizzato i team dell'avventura, è stata una bella sfida combattuta, si può dire.
E io spero che questa lotta sia piaciuta anche a voi. Come al solito, se vi è piaciuta, ditelo con un mi piace, un commento positivo condividendo il video dove volete. Mettete mi piace se volete anche alla pagina di Facebook, che vi metto in descrizione come ogni video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, e anche quello di Andrea, che vi metto in descrizione. Da 7 a 9.000 è tutto. Ciao ragazzi e buon Natale.